Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa penultima domenica dell'anno liturgico, il Vangelo ci presenta la parabola dei talenti. Un uomo, prima di partire per un viaggio, consegna ai suoi servi dei talenti, che a quel tempo erano monete di notevole valore. A un servo 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Il servo che ha ricevuto 5 talenti è intraprendente e li fa fruttare guadagnandone altri 5. Allo stesso modo si comporta il servo che ne ha ricevute 2 e ne procura altri 2. Invece il servo che ne ha ricevuto uno, scava una buca nel terreno e vi nasconde la moneta del suo padrone. E questo stesso servo che spiega al padrone, al suo ritorno, il motivo del suo gesto, dicendo: Signore, io so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Questo servo non ha col suo padrone un rapporto di fiducia, ma ha paura di lui e questa lo blocca. La paura immobilizza sempre e spesso fa compiere scelte sbagliate. La paura scoraggia dal prendere iniziative, induce a rifugiarsi in soluzioni sicure e garantite, e così si finisce per non realizzare niente di buono. Per andare avanti e crescere nel cammino della vita, bisogna avere non paura, bisogna avere fiducia. Questa parabola ci fa capire quanto è importante avere un'idea vera di Dio. Non dobbiamo pensare che Egli sia un padrone cattivo, duro e severo che vuole punirci. Se dentro di noi c'è questa immagine sbagliata di Dio, allora la nostra vita non potrà essere feconda, perché vivremo nella paura. E questa non ci condurrà a nulla di costruttivo. Anzi, la paura ci paralizza, ci autodistrugge. Siamo chiamati a riflettere per scoprire quale sia veramente la nostra idea di Dio. Già nell'Antico Testamento, Egli si è rivelato come Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. E Gesù ci ha sempre mostrato che Dio non è un padrone severo e intollerante, ma un padre pieno di amore, di tenerezza, un padre pieno di bontà. Pertanto possiamo e dobbiamo avere un'immensa fiducia in Lui. Gesù ci mostra la generosità e la premura del Padre in tanti modi, con la sua parola, con i suoi gesti, con la sua accoglienza verso tutti, specialmente verso i peccatori, i piccoli e i poveri, come oggi ci ricorda la prima giornata mondiale dei poveri, ma anche con i suoi ammonimenti che rivelano il suo interesse perché noi non sprechiamo inutilmente la nostra vita. È segno infatti che Dio ha grande stima di noi. Questa consapevolezza ci aiuta ad essere persone responsabili in ogni nostra azione. Pertanto, la parabola dei talenti ci richiama a una responsabilità personale
e a una fedeltà che diventa anche capacità di rimetterci continuamente in cammino su strade nuove, senza sotterrare il talento, cioè i doni che Dio ci ha affidato e di cui ci chiederà conto. La Vergine Santa interceda per noi affinché restiamo fedeli alla volontà di Dio, facendo fruttificare i talenti di cui ci ha dotato. Così saremo utili agli altri e nell'ultimo giorno saremo accolti dal Signore, che ci inviterà a prendere parte alla sua gioia. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamu promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi, Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex sunt nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Detroit, negli Stati Uniti d'America, è stato proclamato beato Francesco Solano, sacerdote dei frati minori cappuccini. Umile e fedele discepolo di Cristo, si distinse per un instancabile servizio ai poveri. La sua testimonianza aiuti i sacerdoti, religiosi e laici a vivere con gioia il legame tra annuncio del Vangelo e amore ai poveri. È quanto abbiamo voluto richiamare con l'odierna Giornata Mondiale dei Poveri, che a Roma e nelle diocesi del mondo si esprime in tante iniziative di preghiera e di condivisione. Auspico che i poveri siano al centro delle nostre comunità, non soltanto in momenti come questo, ma sempre, perché essi sono nel cuore del Vangelo. In essi incontriamo Gesù che ci parla e ci interpella attraverso le loro sofferenze e i loro bisogni. Voglio ricordare oggi in modo particolare le popolazioni che vivono una dolorosa povertà a causa della guerra e dei conflitti. Rinnovo perciò alla comunità internazionale un accorato appello ad impegnare ogni possibile sforzo per favorire la pace, in particolare in Medio Oriente.
un pensiero speciale rivolgo al caro popolo libanese e prego per la stabilità del paese affinché possa continuare ad essere un messaggio di rispetto e convivenza per tutta la regione e per il mondo intero. Prego anche per le persone dell'equipaggio del sottomarino militare argentino di cui si sono perse le tracce. Oggi ricorre anche la giornata del ricordo delle vittime della strada, istituita dall'ONU. Incoraggio le istituzioni pubbliche nell'impegno della prevenzione ed esorto gli autisti alla prudenza e al rispetto delle norme, quale prima forma di tutela di sé e degli altri. E saluto tutti voi, famiglie, parrocchie, associazioni e singoli fedeli che siete venuti dall'Italia e da tante parti del mondo. In particolare saluto i pellegrini della Repubblica Dominicana, i partecipanti alla corsa di solidarietà di Košice, Slovacchia, a Roma, e la comunità equatoregna residente a Roma che festeggia la Virgen del Quinché. Saluto le fraternità dell'Ordine Scolare Trinitario Italiano, i fedeli di Civitanova Marche, San Zeno, Termoli, Capua e Nola e i giovani cresimanti di Mestrino Padova. A tutti voi auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!